può il batter d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas? Questa frase introduce l'idea ad una delle più affascinanti e meravigliose teorie della matematica moderna. L'effetto farfalla, base fondante della teoria del caos. La teoria del caos è stata enunciata da James York e ci ricorda un dato essenziale. Il mondo non segue un modello preciso al millimetro e prevedibile. Che lo si voglia o no, nella nostra vita alberga il caos. Questo spazio è lasciato al caso dove è impossibile determinare il susseguirsi degli eventi. L'effetto farfalla è stato ideato per la prima volta da Edward Lorenz, matematico e meteorologo statunitense, il quale nel 1961, nel tentativo di creare un sistema informatico per prevedere il tempo, si accorse che, a causa di un errore di approssimazione, tutto il sistema aveva dato mostra di un comportamento imprevedibile. Questa esperienza portò alla realizzazione della teoria stessa. Curioso, no? L'effetto fondante della teoria del caos proviene dal caos stesso. Ciascuno di noi ha un grado di tolleranza rispetto all'incertezza. Quasi tutti preferiamo la stabilità, avere la certezza matematica che quello che abbiamo oggi lo avremo anche domani. Avere la certezza che 2 più 2 faccia 4 e non faccia 3. Tutto ciò ci offre un equilibrio emotivo, grazie al quale riusciamo a goderci la vita tenendo tutto sotto controllo. Tuttavia, però, la teoria del caos sancisce una prova. La vita e il suo scorrere non corrispondono all'avanzare ritmico e perfetto di un orologio. L'imprevedibile e l'incontrollabile si trovano sempre dentro e attorno a noi. La teoria del caos è una riconsiderazione più ampia dell'effetto farfalla. Quello che tale teoria vuole trasmettere è che bisogna essere sempre pronti a cambiare i piani in qualsiasi momento. Il caos è tra noi ed ogni settore infestato dalla variabile dell'imprevedibilità. La teoria del caos è la scienza delle sorprese, di ciò che è imprevedibile. Quello che rende la teoria affascinante è proprio la differenza dalla scienza classica. Non si studia il prevedibile, ma l'impossibile da prevedere. Quello che James York ci vuole insegnare mediante questa teoria è che le persone che raggiungono il successo e la felicità sono quelle che non si limitano mai ad una sola possibilità e che hanno sempre un piano B a portata di mano. Sforziamoci di sviluppare una mentalità flessibile che sia in grado di reagire agli eventi e di proporre un'immediata alternativa. Abbracciamo gli eventi, accettiamo quello che succede, perché spesso è proprio dal caos che nascono le opportunità. Alla fine dei conti, essere pronti agli imprevisti significa muoversi seguendo gli stessi alti e bassi della vita. We'll be right back.